E anche il tavolo economia del territorio e degli enti locali ha visto concludersi, diciamo, le relazioni, l'apertura del dibattito. Quali sono stati i temi che sono stati posti alla discussione? Il tema principale, che ha un po' informato tutti i punti che sono stati sollevati dai diversi relatori, è stato il tema dell'autonomia. Come articolare sul terreno economico, finanziario e fiscale l'autonomia dei comuni, l'autonomia delle città. Chiaramente si è insistito molto sul carattere di questa autonomia, faccio riferimento all'introduzione di Beppe Carci, ad esempio un'autonomia in primo luogo dai mercati finanziari. Se pensiamo a qual è oggi il livello di esposizione dei comuni rispetto ai prodotti finanziari complessi come i derivati, ci rendiamo conto che i comuni ormai sono stati trasformati in veri e propri ostaggi dei mercati finanziari. I bilanci comunali ormai sono carichi di questi derivati che potrebbero, insomma, determinare un'esplosione, insomma, della bolla del debito rispetto a, appunto, ai comuni. Dall'altra c'è la questione dell'autonomia rispetto al patto, al nuovo fiscal compact e al patto di stabilità che viene fissato sul terreno europeo. Quindi c'è stata un'insistenza sulla tematica europea, ma un'insistenza giocata immediatamente sulla necessità di attivare, così come di fatto è accaduto con il Comune di Torino, ma in forme congiunte di cooperazione di rete, delle politiche di rottura del patto di stabilità. Quindi scegliere e farlo in maniera coordinata, di sforare rispetto al patto di stabilità per far sì che sia ancora possibile per i comuni l'indebitamento a sostegno dei diritti sociali, del welfare, insomma di tutte quelle spese che i comuni devono garantire affinché, insomma, ci siano diritti sociali adeguati. La terza questione rispetto all'autonomia è la questione dell'autonomia fiscale. È possibile immaginare, oltre l'indicazione data dal governo Monti, e cioè l'IMU, che ricordiamoci per il 50% tra l'altro finisce nelle casse dello Stato, e l'aumento dell'IRPEF, è possibile immaginare un intervento fiscale autonomo da parte dei comuni e quindi immaginare un vero e proprio uso, diciamo così, alternativo, critico, conflittuale del federalismo fiscale? Questa è l'altra domanda su cui si stanno interrogando i vari ospiti del dibattito dopo gli interventi dei relatori. E su